esattamente così, cioè è ancora più esattamente di quel che pensi. Veramente a fare fumetti più che a disegnare, è proprio come un bambino, cioè come fanno i bambini? Cosa hanno di meraviglioso i bambini? Che quando giocano indiani e cowboy, dico per dire, nel momento in cui giocano sono effettivamente un indiano e un cowboy. Sono lì e il tavolo e le sedie sono le montagne rocciose, non lo so, sono cose così. Quando smettono di giocare, a differenza degli schizofrenici, che quando assumono un'altra personalità dopo non escono più, il bambino ne esce. Cioè la mamma chiama, cioè devi mangiare, e lui smette di essere un indiano e va a mangiare con la mamma. Perfetto, ma c'è questa capacità di essere totalmente immerso in un'altra persona, in un'altra personalità, e anche però tornare indietro. Perché se no, se lo schizofrenico è quello che si crede di Sì, e essere Napoleone rimane e dentro. rimane sempre Napoleone, non riesce più a tornare indietro. Ora, il narratore per immagini o per scrittura, eccetera, almeno il narratore come faccio io, fa la stessa cosa a un bambino. Cioè io, quando Come sogno mi ha detto prima lavorare, sulle sono tavole. lì. Però se mia moglie mi chiama e dice guarda che è ora di cena, io esco e vado giù a mangiare. Cioè non è che mi trasferisco lì in modo permanente, però è vero che un minimo di rischio psicologico c'è, soprattutto quando, come nel mio caso, per fare un libro tu ci metti, non so, 4 anni. A quel punto tu sei, per 4 anni, sei sempre a Vienna, a Budapest, non lo so, sono sempre. E allora dopo un po' effettivamente non cominci a avere qualche dubbio di dove sei. Però insomma, finora sono sempre riuscito a tornare indietro, ecco, mettiamola Ma così. è molto semplice. Quindi, vabbè. Se veramente una cosa ti appassiona, questa è un'altra cosa di cui sono profondamente convinto, cioè non c'è nessun modo, non c'è niente che possa fermarti davvero. Se ti appassiona davvero. Se invece quello che tu vuoi è di diventare un artista ricco e famoso, allora lì è un'altra faccenda. Certo. Ma se la passione tua è di disegnare, non ti fermerà mai nessuno, non c'è speranza. Oppure sì, devono spararti, allora sì, ti fermano. Ecco, se ti sparano, ti fermano. Bella domanda, in cui l'unica risposta concisa è, sembra un paradosso, ma non lo è. Secondo un detto antico, la faccenda è messa così, che se tu ami disegnare, ma non sei un gran pittore, e se tu ami scrivere, ma non sei un gran scrittore, puoi fare fumetti. Ed è la verità, io amo scrivere ma non sono un grande scrittore, cioè non, come scrittore credo che varrei poco. Amo disegnare ma come disegnatore puro credo che varrei poco. E allora il fumetto è un po' la mia strada. Cioè mi piace raccontare storie, capisci cosa voglio dire? Diciamo questo, quello sì, a me piace raccontare storie, ecco, non vorrei farne a meno. Da questo punto di vista, appunto, non sono un illustratore puro, perché proprio mi piace raccontare storie. Adesso io sto facendo una cosa che, malgrado l'apparenza, è difficilissima. Non so se tu lo sai. E Disegnare e parlare. parlare, Sì, sì? è Perché vero, sì, è verissimo. infatti i disegni stanno venendo così così, ma va bene lo stesso. Perché effettivamente la concentrazione No, si sposta, no, secondo me. sì, lo sai che ho letto da qualche parte che si parla con mezzo cervello e si disegna con l'altra metà. E l'uomo non è capace di usare le due metà contemporaneamente. Contemporaneamente, sì. Perché si parla con la parte logica, diciamo così, perché tu rispondi a una domanda, c'è tutta una cosa logica in mezzo, e invece quando disegni, disegni con la parte invece più istintiva.
Guarda, se devo essere sincero fino in fondo, fino a un certo punto, cioè questo era molto più vero anni fa. Adesso, da quando il fumetto è diventato graphic novel, Detta così, sì. se ne occupano anche le pagine culturali dei giornali. Però non nei Quindi, libri di storia dell'arte. ah no, certo, è la Non c'è storia neanche dell'arte. un capitolo sul fumetto nei libri di storia dell'arte. E questo a me un po' dispiace, sai? Sì, però ti dirò una cosa, aspetta che devo ricordarmi. Ecco sì, ti dirò una cosa, che allora, qui L'ho fatto arrabbiare. no, sto pensando se raccontarti anche questo, perché ci vuole sempre un po' di tempo per essere chiaro, questo è il fatto. Dunque, io a un certo punto, subito prima di fare fumetti, di decidermi a fare fumetti proprio professionalmente, siccome non ho mai fatto uno studio artistico, sono totalmente autodidatta, cioè ho sempre amato disegnare, ma non ho mai fatto il liceo classico, ho fatto proprio gli studi. Ho scoperto che all'Accademia di Belle Arti si poteva entrare dando un esame da privatisti. E allora, subito prima di fare fumetti, per vedere, io avevo, allora la mia grande passione erano onestamente le incisioni, le acqueforti, eccetera, ancora anche più dei fumetti in quel momento, ma io non avevo, come dire, avevo delle domande tecniche, diciamo così, da fare, perché non sapevo rispondere a quelle domande, e mi sono detto, ma se io vado all'accademia, lì c'ho i professori che mi raccontano, giusto? Stiamo parlando del 77, 78, una cosa così per dirti gli anni. Ora, feci l'esame, che era una specie di barzelletta, diciamo così, almeno per me, e entrai all'Accademia. Ho resistito 2 mesi, non di più, perché già allora, nessun professore ormai dava più, come dire, insegnamenti tecnici. Ormai era tutto basato su l'arte povera, o se no le performance, o se no. Ma io invece volevo sapere, per piacere, come faccio a fare certi effetti di sfumato che vedo nelle acqueforti di Sì. Rembrandt? Niente, nessuna risposta. Più tardi, un mio amico, che in realtà di mestiere faceva il fisico, ma che aveva una grande passione per la grafica, e faceva delle cose da dilettante, ma molto belle, secondo me, incontrò per altre ragioni un famoso critico d'arte qui a Bologna, tipo al bar, e cogliendo l'occasione gli disse: ma professore, posso venire a mostrarle quello che ho fatto? Perché vorrei avere un suo parere, eccetera. E questo critico, così mi raccontò il mio amico, quindi non so se è vero del tutto, ma insomma. E questo critico mi disse: ma lei ha fatto delle cose su carta, vero? Delle incisioni. Dice: sì, allora non me le faccia neanche vedere. Non ha capito, oggi la società, lei sta facendo una cosa del secolo scorso. Oggi è la televisione, oggi è lei deve occuparsi di. Io immagino, questo è successo qualche anno fa, che oggi direbbe il web, direbbe Social, internet. quello, Sì. è inutile che questa è roba del passato che non mi interessa in nessun modo. Allora, che ti devo dire? Ecco, io per fortuna mia ho un mio pubblico che di queste teorie in qualche modo magari qualcosa anche però apprezza anche altro per intenderci e che mi permette di usare adesso nel caso specifico il pennarello perché voglio fare prima, ma se no meglio la china perché il pennarello c'ha delle cose che non mi vanno tanto. Però voglio dire, l'arte moderna davvero nei musei. Adesso io non so che cosa faranno, ma io ogni tanto vedo delle installazioni di cose che a me sembrano fondamentalmente
devo dire onestamente, spettacolo, cioè qualcosa che ha a che fare con il teatro. Ora, qual è una delle caratteristiche, secondo me, essenziali dell'arte visiva, e non solo, ma diciamo dell'arte visiva in particolare, che, diciamo così, sconfigge il tempo? Cioè questo no, ma insomma, resta nel tempo e se la carta fosse buona, eccetera, resta anche al di là di quando io sono morto, di quando sei morto tu, eccetera, eccetera. Cioè, è qualcosa che. Ora, questa cosa che in qualche modo resta, trovo che sia una delle caratteristiche fondamentali, se no, come resta e parla nello stesso modo, parla a me non nello stesso modo, va bene, ma insomma mi parla comunque anche 2000 anni dopo, 3000 anni dopo, quando io vado a vedere lo Zeus al Museo Archeologico di Atene, cavolo, è una scultura che mi dice delle cose, non è che mi lascia indifferente. Ecco. Allora, se io faccio un'installazione che è destinata a durare 15 giorni, perché dopo la roba la devo togliere, eccetera, eccetera. Secondo me è un'altra cosa, è proprio un'altra cosa, un altro atteggiamento, un altro, e assomiglia allo spettacolo, perché lo spettacolo in sé, Una scenografia. teatrale, fondamentalmente è qualcosa che è fatto di tempo, cioè gli attori che recitano, cioè tu non puoi. Noi lo facciamo durare nel tempo con i mezzi, fotografia, Sì, telecamere. certo, oppure sì, fotografia, no, telecamera no. Neanche il cinema, perché il cinema è fatto di tempo, così come la Però un televisione. Cioè, tempo che si può ripetere. sì, lo puoi ripetere, ma l'opera si sviluppa nel tempo. L'autore l'ha pensata nel tempo, cioè con dei tempi fissi che ha determinato lui. Non è a scelta del fruitore Capisco il cosa. tempo, è proprio fatta di tempo, come la musica peraltro. La musica è fatta di tempo. Mentre invece la pittura, la scultura, eccetera, è qualcosa che ha È annullato immobile, il tempo, sì, è proprio qualcosa l'ha di immobile. annullato, fino a un certo punto, perché poi è chiaro che fra 3000 anni tutta questa roba sarà in polvere, ma insomma, Sì, il discorso è quello. forse fra 200 è ancora lì, cioè voglio dire, noi i quadri, gli affreschi di Giotto, tutto sommato li vediamo, saranno un po' più rovinati, va bene, i quadri di Picasso li Sì, vediamo sì. e non sono neanche tanto rovinati. E ormai è passato più di un secolo. Voglio dire, abbiamo fatto qualche cosa in cui il tempo è stato vinto in qualche modo. Ecco. Questa secondo me è la caratteristica comune, però, ripeto, ognuno ha le sue opinioni, le sue preferenze. A parte la passione che abbiamo già detto, no? L'altra caratteristica è questa, che io ho fatto il classico e come tale ho letto abbastanza e poi mi piace molto il cinema. Sì, ho letto anche i fumetti, ma non poi così tanto, tanto, tanto. Ecco. Quindi, come dire, ho nutrito il mio spirito, chiamiamolo così, con tante cose diverse dal fumetto. Questo mi consente di allargare un po' gli orizzonti. Allora, ho scoperto in media che, come posso dire, adesso dico una frase molto presuntuosa, ma insomma, gli aspetti culturali, diciamo così, delle storie che racconto non sono comuni in tutti i miei colleghi. Ecco, mettiamola così, va bene? Ma questo semplicemente credo, non perché sono più bravo, ma perché. Ad esempio, io conosco a memoria certi passaggi di certi scrittori, conosco a memoria certi passaggi di certi film. Questo fa parte del mio patrimonio culturale e quando tu fai qualche cosa di creativo, da cosa vuoi attingere? Attingi o la tua esperienza diretta o il tuo patrimonio culturale, che poi in realtà è la stessa cosa. Quindi, secondo me, è la cultura, diciamo così.
Non è il talento, è la cultura. Non sono così bravo io. Vabbè, continuiamo. Certo, lo sono. Allora, lo sono in questo senso. Secondo me, quel periodo storico, diciamo subito prima della Seconda Guerra Mondiale, in qualche modo tutti i periodi storici sono legati l'uno all'altro, ma voglio dire, è sufficientemente vicino al nostro perché abbia quasi sempre dei riferimenti al nostro tempo. Cioè, in realtà io parlo di periodi storici antichi anche per parlare di oggi, eh? Questa è la verità, anche se magari non tutti se ne sono accorti, ma io in realtà mi occupo di storia solo perché con certi periodi storici ho delle fonti che posso consultare, qui entra un altro discorso molto grande, quello delle fonti, con una certa, diciamo, garanzia di non raccontare troppe balle, ma sull'oggi le informazioni che noi abbiamo su quello che succede nel mondo sono sempre inesorabilmente incomplete e di parte, cioè noi non sappiamo, non possiamo sapere esattamente che cosa sta succedendo, secondo me. Una questione che in questi ultimi anni con le fake news, detto così. Ma a parte le fake news, cioè certo, con le fake news, ma in generale, tutto, voglio dire, tanto per dirne una banalissima, che so io, la strage di Bologna, l'aereo che è precipitato a Ustica, fino a che non è passato abbastanza tempo che tutti quelli coinvolti siano morti, cioè 80, 100 anni, la verità non salta fuori. Poi di solito, proprio a opera degli storici, quando ormai chi doveva essere incolpato non c'è più, loro si aprono gli archivi, gli storici vanno a controllare i documenti, eccetera, e molte cose si scoprono. Allora, ecco perché mi occupo di vicende storiche antiche, perché mi è più facile avere accesso appunto ai documenti, eccetera. Ma per farti un esempio concreto, è venuta clamorosamente alla ribalta il problema degli esuli, cioè di quelli che scappano da situazioni pesanti tentando di salvarsi in altri paesi. E allora ho lasciato la storia che avevo cominciato, l'ho mollata lì, 5 pagine fatte, finite. Scusa, dicevo che questa storia ho dovuto, mi sono sentito in qualche modo in obbligo, non so come dire, non in obbligo, insomma, ho avuto voglia di raccontare una storia di esuli, perché una situazione molto simile si è verificata anche allora. E anche allora, parliamo di prima della Seconda Guerra Mondiale, subito prima, anche allora c'era una realtà molto scomoda ed è anche per questo che certi fatti storici dell'epoca sono stati messi un po', come dire, li devi proprio cercare, non sono pubblicizzati, e cioè che anche allora la sostanza è che gli esuli che scappavano da situazioni pesanti, nessuno li voleva. Questa è la verità, nessuno li voleva, neanche allora. E allora io sto facendo una storia che mostra questo fenomeno abbastanza ignorato oggi, perché poi è scoppiata la Seconda Guerra Mondiale che ha cambiato tutto. Ma c'è stato un periodo di almeno quasi 2 anni in cui i nazisti volevano espellere gli ebrei, non ucciderli, espellerli dalla Germania. Peccato che degli altri paesi esterni, dalla Svizzera alla Svezia, alla Francia, nessuno li voleva.
nessuno li voleva. Due eccezioni, se vuoi, interessanti: Santo Domingo e Singapore. Ti piace? Santo Domingo e Singapore. Di tutti i paesi europei non c'era nessuno. Il Canada, che è grande il Canada, e non è densamente popolato, non credo che abbia dei problemi di sovraffollamento. Il delegato del Canada alla conferenza di Evian nel luglio 1938 dichiarò: uno solo è anche troppo. Cioè, non, allora, non voglio dire che la storia si ripete, perché non è vero che si ripete. Però certi fenomeni che noi consideriamo nuovissimi, in senso generale, non sono nuovi affatto. E allora io mi rivolgo alla storia antica, perché, antica fino a un certo punto, meno antica possibile, ma sufficientemente antica da poter avere i documenti. La relazione di una commissione svizzera che ha indagato su un certo, sarebbe un po' lungo, lasciamo andare, su un certo comportamento della Svizzera in quegli anni, è di 3 anni fa. Un certo funzionario svizzero che, contravvedendo alle disposizioni della Confederazione Elvetica, fece passare gli ebrei nel cantone dei Grigioni, ed era però il direttore della polizia cantonale, e disse: non me ne frega niente che vengano, è stato scoperto, condannato, espulso dalla polizia, privato della pensione. Morto in miseria, è stato rivalutato in Svizzera 20 anni dopo la morte. 20 anni dopo. Ok? Ecco, allora, la 20 anni dopo. Svizzera, cioè, siamo in un paese super democratico, per piacere. Allora, chiaramente una cosa di questo genere tu la impari molto dopo, perché quando sei sul fatto, queste cose qui, non è facile raccontarle, eh? Non è facile raccontarle per nessuno, quindi sono un po' nascostine, insomma, no? Allora io ogni tanto vado a cercare questi lati oscuri, e di solito vado a cercare i lati oscuri quando l'attualità me li suggerisce, e nel caso specifico quando io penso che questa gente che rischia la pelle per venire qua, e lo sanno di rischiare la pelle, poche storie, non è vero niente, dai. Non è che sta rischiando la pelle perché là, come posso dire, non riescono a fare la vacanza alle Seychelles, invece vengono qui che dopo vanno ai Caraibi. No, 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 no. Vengono via da situazioni in cui veramente la vita è molto, molto difficile. Tanto difficile da rischiare la pelle per cambiare. Ecco. Allora, che vengano, poi i problemi ci sono, adesso non voglio mica dire, però che vengano trattati come dei delinquenti che, non so come dire, che hanno voglia di venire a rubare, cioè, questo è insopportabile, è insopportabile. Significa anche contravvenire a una delle cose fondamentali che secondo me un narratore dovrebbe avere, cioè la capacità di mettersi nei panni degli altri, di immaginarsi nei panni degli altri. E io non posso pensare che uno che la pensa così riesca davvero a immaginarsi di essere qualcuno che sta scappando dal Niger, dove c'è la siccità. Lasciamo stare adesso addirittura le guerre civili, lasciamo stare, ma anche semplicemente un terrorismo endemico, la siccità, una miseria terrificante, eccetera. Ma cosa deve fare, poveretto? Quello lì sta attraversando il deserto. Sa che ci sono dei mercanti di schiavi dove passerà sicuramente dei mesi, più o meno, non dico essere torturato, ma insomma, la probabilità c'è. Poi presumibilmente si imbarca con una probabilità, magari non altissima, di affogare. Beh, non lo fa per divertirsi, eh? Non lo fa perché ha uno spirito di avventura e dice: oh, la mia vita è troppo noiosa, voglio fare qualcosa di diverso. Eh? Ecco, allora, se vuoi, leggeriamo anche questo. Malgrado la mia età, io
Io continuo a indignarmi in certi casi, non mi sono abituato, non ci posso fare niente, non riesco a abituarmi a questo. Poi non condanno nessuno, capisco benissimo che il quartiere dove alla fine arrivano troppi immigrati, eccetera, eccetera, e poi anche qui le civiltà diverse, le abitudini diverse, sarebbe anche qui un discorso lungo, ecco. Però quando sento certe semplificazioni, capisco che al fondo c'è sempre questa cosa, non me ne frega niente, non li voglio, Sì, punto. Non sto a distinguere, no, non li voglio, ma che s'arrangiano, non è mica, e basta che non vengano qui, basta che non il vengano qui. pensiero comune poi alla fine è quello, Sì, purtroppo. punto, non ci sono ragionamenti che tengano. E allora, questo può anche darsi che c'entri anche con la mia cultura da ingegnere, cioè il fatto che mi ponga delle domande che sono anche esterne al mio lavoro attuale. Mi occupo di politica, mi occupo di storia, eccetera. Ah sì, naturalmente, ma le difficoltà ce le ho ancora adesso. Non è che, cioè, se io adesso dovessi disegnare un cavallo, non so da che parte cominciare, probabilmente verrebbe fuori una pecora. Però ti ricordo che tutti quei disegnatori che conosco, grandi, o Kusai a 80 e passa anni, diceva: ormai i paesaggi li so fare, adesso fra un po' comincerò a studiare il corpo umano. Cioè, non hai finito mai, col cavolo, non hai finito mai, cioè non esiste. Il problema non è la difficoltà. La difficoltà è l'inadeguatezza, diciamo così, cioè il fatto che io adesso disegno. Guarda, questo è un fenomeno che mi capita sempre. Mi dispiace perché è una cosa personale, magari a te non capita e non ha nessuna importanza, però a me capita sempre ciò. Quando io disegno una tavola, io tento di fare il meglio di cui sono capace. Quando l'ho finita, con correzioni, con cose, non è che venga, opla, figurarsi, è un sogno quello di poter dimenticare la gomma. Io lo uso tanto la gomma. La guardo e vedo che so che non è perfetta, però se tu mi poni la domanda dov'è che posso modificare per migliorarla, io ti dico non lo so, non lo so. Cioè, boh, se io quella lì la rivedo fra un anno, te li vedo tutti gli errori, ma fra un anno. Nel momento in cui l'ho fatta al meglio e mi sembra, so che può essere fatta meglio, ma non saprei come. Fra un anno ti so dire anche come. Hai capito? Cioè ci vuole quel distacco. Io credo che sia per il fumetto, forse anche per il disegno, per il fumetto sicuramente, sia molto importante. Io l'ho detto 100 volte, poi disegnare dal vero, non le fotografie, non le fotografie. Guardare e imparare come sono fatte le cose con lo sguardo prima che col tratto. Nella fotografia, che pure copiare una foto non è facile, non lo so benissimo, ma lo sguardo è quello della macchina fotografica, non è il mio. Io sto, diciamo, copiando lo sguardo di un altro. Invece il mio sguardo, se io copio una cosa dal vero, magari viene più brutta, più goffa sicuramente, più imperfetta, ma prima di tutto è mia. Cioè gli errori sono i miei. E gli errori sono diversi, quelli che ci fanno diversi, perché è ovvio che la perfezione, se uno ci arriva, è uguale per tutti. Ma gli errori sono, ognuno c'ha i suoi. Diciamo, le personalità, chiamiamole così, artistiche, si fanno sugli errori, non sulle perfezioni. E poi soprattutto tu impari davvero come sono fatte le cose. Cioè, io ho disegnato, io, almeno, qualcuno privilegiatissimo, Andrea Pazienza, era un talento straordinario. E lui aveva uno spirito di osservazione tale per cui gli bastava uno sguardo per sapere come erano fatte le cose
e dopo te le disegnava senza vederle. una linea. Sì, ma soprattutto senza vederle, senza guardare e disegnare, Era già immagine. perché l'aveva incamerata nella sua testa. Io invece, che sono molto meno bravo, per imparare davvero come è fatta una cosa, ho bisogno di guardare e disegnarlo su un foglio. Una volta che l'ho disegnato, anche male, dopo te lo so ridisegnare dovunque sia. Cioè, io adesso ti disegno un lampione che ho visto a Vienna ed è quello lì, eh? Ma l'ho dovuto disegnare a Vienna, non fare una foto. Perché se facevo una foto era lo sguardo della macchina fotografica, non mi ricordavo più niente. Invece, se io l'ho disegnato, cioè ho avuto la difficoltà di dire quali linee devo fare per fare quella forma lì, una volta che l'ho fatto, non me lo scordo più. Quindi, Ma necessita anche spostarsi, viaggiare, allora implica anche beh, questo. viaggiare adesso dipende dai casi. Uno può anche fare. Allora, come vedi, credo, io ho fatto solamente una brevissima storiellina di 2 pagine che è proprio veramente autobiografica. Del resto, io non voglio fare autobiografie. Però è chiaro che dentro le mie storie, ci sono un sacco di avvenimenti, sono anche degli amici che hanno prestato la faccia ad alcuni personaggi, ecco. Però lo sanno solo loro, cioè non punto, non ho mai fatto una storia in prima persona, eccetera, eccetera. Ecco. Sono convinto che viaggiare sia utile, ma però sia utile come andare al cinema, come leggere, come non, cioè volendo se ne può fare anche a meno, ecco, non esageriamo, è. Tutte le esperienze della vita sono utili, utili, no? Sono necessarie per diventare una persona. Magari evitando quelle più scomode, ad esempio, non credo che sia necessario andare in galera. Ecco, vorrei evitare di andare in galera. Però ti posso dire questo, se sei bravino e se hai, forse se ti capita di andare in galera, anche quell'esperienza ti sarà utile. Non è auspicabile, però forse la farai fruttare. Alla fine succede anche questo, che anche, questo è anche un dato deteriore diciamo degli artisti, che sono un po' degli avvoltoi, cioè si nutrono per forza di tutto quello che è attorno a loro, anche delle cose tristi, delle cose brutte, per forza, è inevitabile. Tu fai, alla fine non è neanche che lo fai apposta, è che ti viene. Forse le cose più brutte, tragiche, sono anche quelle che più colpiscono, Ti mi hanno pare. colpito molto e ti restano dentro, poi non racconti quella lì col nome, cognome, con la data, eccetera. Però alla fine della tua storia, guarda caso, salta fuori qualcosa che tu sai, magari un lettore no, un altro lettore no, ma il tuo amico intimo, la tua ragazza, eccetera, sa benissimo, riconosce a che cosa ti Ad riferisci. esempio, se si leggo le storie di Andrea Pazienza, sembra che Beh, lui Andrea era molto autobiografico, si sia messo era nudo molto dentro le sue storie. autobiografico, non direttamente, poi ricreava, però erano davvero il suo ambiente, le sue esperienze, i suoi contatti, insomma, non era. Ma anche chi lo sembra meno, voglio dire, Ugo Pratt, per dire, che fa queste storie, lì dentro ci sono un sacco di cose che lui ha davvero vissuto. Ecco. Non è. Ma anche delle mie storie, che pure si svolgono nel 38 o nel 50, non lo so, eh? E poi lì dentro ci sono degli episodi che magari mia moglie dice, ah guarda, mia moglie mi ha sempre detto, anche graficamente, ah, ma com'è che un mio paio di scarpe è finito in quella vignetta? E vabbè, se devo disegnare 2 scarpe da donna, non so dove sono, prendo quelle di mia moglie. Qui ci sono un sacco di cose in questo studio che compaiono, soprammobili, cose varie, che compaiono nelle mie vignette in altri posti, con altre funzioni, eccetera. Perché no? Se no, come faccio? Il più possibile evito di lavorare sulle foto. Naturalmente, in molti casi non posso farne a meno, come ad esempio i casi che io Ad odio, esempio, contrariamente a Prati, io odio le divise militari. mezzi storici, stavo Però. pensando. Certo. Per forza, ma non copio questo disegno. Io
mi servo delle foto per vedere nelle mostrine come era fatto l'SS dell'SS, che erano una specie di fulmini, due fulmini. Poi però le inquadrature Certo, sono no, mie, acquisisci perché le informazioni più che sì, altro. assumisco per forza, cioè non è che No, posso, no, certo. giusto, dovendo fare, volendo fare dei fumetti storici, ambientati. Hai questo vantaggio e svantaggio, lascio scegliere perché c'è sempre, sono sempre due facce della medaglia. Eh? Da una parte che tu, quando sei a un certo punto, puoi anche cambiare la sceneggiatura, perché no? Io la cambio spesso nel dettaglio, non la struttura generale, però E ha già in mente la fine. sì, sempre. Sempre. Non ho mai cominciato una storia senza sapere come andava a finire, assolutamente. Però in mezzo io non ho scritto una sceneggiatura dettagliata, non ho tutti i dialoghi parola per parola. Eh? Ho la storia, molti dialoghi, quasi tutti, però ogni tanto ho dei dialoghi che non dico improvviso, ma quasi, e poi quando lo scrivo nel disegno, cioè col disegno già, Lei fa anche il lettering, sì, faccio fa tutto, tutto. col disegno già abbozzato, non finito, ma a matita tipo, provo a scrivere una frase e mi accorgo che non va bene quella frase. No, quel personaggio no, non parla così. No, bisogna cambiarla. Non è chiara, non lo so. E mi metto lì e la cambio. Se ti arriva una sceneggiatura da Bonelli, non lo puoi fare No, così. no, certo. Però in compenso c'hai poi la responsabilità che è tutta tua. Non puoi dire, oh, No, no, la certo. storia è loffia, ma non è mia, è mio il disegno. Ecco, qui. Nel bene o nel male, io sono l'autore totale, dalla scelta iniziale all'ultimo colore. Faccio veramente tutto io, proprio l'opera individuale fino in fondo. A me piace così. È chiaro che è anche un grosso privilegio che mi sono in parte conquistato col tempo, con gli anni. Assolutamente no. E farebbe tutto uguale a prima. No, lo farei prima. Cioè, invece di aspettare quasi 10 anni di ingegnere, ne avrei aspettati forse due. No, non dico zero, perché sono contento di aver fatto ingegneria, perché mi ha dato una formazione scientifica che mi fa piacere avere come persona ancora prima che come autore, che se no non avrei avuto. Ho fatto il classico, voglio dire, no, no. Quindi, e sono convinto che oggi poi in particolare una formazione scientifica sia molto importante. Ma ancora adesso, io domani sono qui, anche perché sono contenta di essere qui, Si mi diverte. diverto, hai capito? Poi quella santa donna ha pazienza, hai capito? Però io non faccio mica un sacrificio.